Domenico Capirioli, benvenuto al New Space Economy Expo Forum. Grazie. Quest'anno, in questa prima edizione, ci sono tantissimi ospiti, tantissimi espositori, ma che cos'è esattamente questo nuovo fenomeno di Space Economy? La verità, esattamente non so dirti una cosa a nessuno. In questo momento la Space Economy è innanzitutto una parola d'ordine, aleggia, tutti quanti sappiamo che ha delle potenzialità enormi. Ma allo stato dell'arte è soprattutto ancora una promessa, perché è ancora necessario dettagliare l'impatto che lo spazio può avere sulle varie industry e quindi sull'economia terrestre, diciamo così. E è necessario anche studiare, strutturare modelli di business che possano reggere questo tipo di attività. In economia, chiaramente, il tema è sempre chi paga, cioè da dove vengono fuori i soldi. E al momento non è chiaro perché molte aziende dovrebbero investire nello spazio, per esempio nello space testing, mentre è già un po' più chiaro per la gestione del dato satellitare. E questo è uno sforzo di ricerca, di sviluppo di modelli di business, di sviluppo di analisi di impatto tecnologico che va fatto al momento, che manca. Quali sono i driver, di questo fenomeno? Allora, da un punto di vista tecnologico, chiaramente diciamo che l'enorme evoluzione di alcune tecnologie abilitanti che hanno consentito, in particolar modo la microelettronica, che hanno consentito diciamo, di ottimizzare e ingegnerizzare dei processi e di rendere progressivamente competitiva la corsa allo spazio. Invece, da un punto di vista macro, chiaramente un po' le cose sono cambiate quando sono entrati sul mercato alcuni player che hanno di fatto prodotto dei grandi vettori, in qualche maniera esonerando diciamo, le agenzie spaziali, a cominciare la NASA, dall'onere di progettarli e produrli. E questa cosa poi si è estesa, diciamo, si è estesa anche al mercato, e adesso ci sono molti produttori, molti insomma, c'è un certo numero, un numero crescente di produttori di microlanciatori. E che sono sicuramente un elemento necessario a una economia dello spazio come reale economia di mercato. Abbiamo bisogno di democratizzare, diciamo, l'accesso allo spazio. Quali sono gli scenari a medio termine che possiamo aspettarci da questa tendenza? Allora, questa non è una, insomma, domanda alla quale è facile dare una risposta. Perché al momento l'economia dello spazio dipende ancora sostanzialmente dall'intervento pubblico. Cioè, recentemente è stata la ministra dell'ESA che ha stanziato la maggior parte dei fondi sull'osservazione terrestre. Quindi è insomma facile prevedere che la parte di osservazione terrestre, di gestione del dato satellitare, sarà diciamo, la parte che arriverà a maturità prima, in qualche maniera, insomma, sta già arrivando a maturità. Sul resto dipende moltissimo effettivamente da quanto i vari player, sia pubblici sia privati, investiranno essenzialmente per due cose. La prima è quella che dicevo prima, cioè costruire dei modelli di business e dei modelli tecnologici credibili, affidabili. La seconda è costruire un sistema di competenze. Oggi in realtà le potenzialità dello spazio non possono essere sfruttate appieno anche perché mancano, e mancano anche nei centri di ricerca, le competenze per sfruttarle, ad esempio per configurare un esperimento in microgravità utile per molte industrie. Queste competenze vanno costruite, vanno diffuse, va diffusa la consapevolezza del bisogno e questa è un'attività che richiede un po' di tempo e insomma soprattutto un po' di buona volontà. Allora, ti auguro di avere una buona giornata qui all'Expo Forum Grazie. e magari domani ci riaggiorniamo su quello che sono stati gli eventi della manifestazione. Con molto piacere, grazie. Grazie.